Quante volte ti è capitato magari di sentire la frase il debito pubblico è un grosso problema e di chiederti se effettivamente il debito pubblico è un problema oppure no? Credo che la miglior risposta da dare a questa domanda, che io stesso mi sono sentito rivolgere un sacco di volte, sia dipende. Dipende da che cosa? Beh, prima di tutto dipende da che tipo di promessa questo debito sta facendo. Quello che infatti spesso sembra sfuggire è che un debito è in realtà una promessa di pagamento futura da parte di un soggetto. Nel caso del debito pubblico stiamo parlando chiaramente di un governo nazionale. E per rispondere quindi alla domanda il debito pubblico è davvero un problema, ho pensato di condividere con te oggi questa citazione del premio Nobel per l'economia del 2011, Christopher Sims, che fa una distinzione essenziale fra un debito pubblico che possiamo definire reale e un debito pubblico che possiamo definire nominale. Leggiamo insieme. Il debito sovrano reale è una promessa di pagamento futura denominata in qualcosa che il governo potrebbe non avere disponibile. Oro all'interno di un gold standard, euro per i singoli paesi membri dell'Unione Monetaria Europea, dollari per i paesi emergenti che si indebitano prevalentemente in moneta estera. All'interno di questa prima parte della citazione c'è davvero tantissimo. La natura reale di un debito sta appunto nel fatto che il governo deve trovare e ripagare questo debito tramite qualcosa che lui stesso non può produrre direttamente. E Sims fa tre esempi tipici. L'oro, nel momento in cui nell'epoca del gold standard il governo prometteva oro in cambio della propria valuta, e sappiamo che dal 1971 questa tipologia di mondo non esiste più. Ma gli esempi non finiscono qui di debito pubblico reale. Sims, per esempio, elenca il fatto che gli stessi stati nazionali che fanno parte dell'Unione Monetaria Europea dell'area euro non abbiano la disponibilità e non abbiano a disposizione una banca centrale nazionale in grado di emettere euro. E come ultima parte ritroviamo l'esempio dei paesi dell'America Latina, Argentina in testa, che ricorrono periodicamente in situazioni di default, di bancarotta, proprio perché promettono di ripagare il proprio debito pubblico in qualcosa che essi stessi non possono produrre, ovvero sia dollari. Ma vediamo l'ultima parte della citazione di Sims, che è davvero molto interessante. Prosegue e conclude: il debito sovrano nominale promette soltanto pagamenti futuri di moneta del governo che è sempre disponibile. E qui arriviamo quindi all'ultima parte interessante, ovvero sia il fatto che laddove ci siano situazioni di governi nazionali con la propria banca centrale, il debito di fatto che viene emesso dagli stati non è nient'altro che una promessa di un qualcosa, in questo caso di una moneta, che il governo stesso è in grado di emettere, e per questo non pone il governo di fronte alla possibilità di un fallimento, come invece è il caso di tutti gli esempi precedenti. Quindi di nuovo, se vi venisse posta la domanda o sentiste una conversazione inerente all'argomento il debito pubblico è un problema, beh, sapete benissimo che rispondere sì o no implica un approccio pregiudiziale e che manca completamente di un'analisi invece di quale sia la reale natura del fenomeno.